e sulle quali pretendiamo delle risposte. Grazie consigliere, la parola al consigliere Corrado. Questa delibera, signor Presidente, egregi colleghi, non merita di essere votata. Le 48 persone che sono sedute in questi scranni, così come chi è seduto negli scranni più alti, il sindaco e la giunta, sono stati chiamati qui a fare gli interessi dei milanesi. Il processo democratico è chiaro. Quando noi in campagna elettorale, usando frasi che a qualcuno potevano apparire slogan, abbiamo asserito che aveste venduto il patrimonio pubblico e aveste depauperato la città delle sue ricchezze, non pensavamo mai che poteste arrivare a tanto. Nei primi 6 mesi di giunta abbiamo visto l'adozione di un accordo di programma inerente agli scali ferroviari che porterà solo cementificazione. Poi siamo passati da Cascina a Merlata, un'altra questione che riguarda vicende che con questo comune nulla hanno a che vedere e per le quali ancora una volta sono stati chiamati milanesi a pagare. Oggi discutiamo della cessione delle quote di una delle più grandi multiutility esistente sul territorio nazionale e in particolare della modifica di un accordo che vincolerebbe questo comune insieme a quello di Brescia di preservare fino al 2019 questo patrimonio dei cittadini milanesi, bresciani, ma dei cittadini tutti. Perché tutto ciò che è pubblico, al di là di cosa pensa qualcuno, può essere ben gestito e può diventare un asset importante, soprattutto in momenti nei quali, proprio per mancanza di sovranità, per l'accettazione di impegni, di accordi che sono stati imposti a livello nazionale, sono stati accettati da politici incapaci di fare gli interessi dei cittadini che li avevano eletti, ci troviamo in una situazione nella quale è assolutamente inconcepibile continuare per questa via. Cosa abbiamo nei fatti? Abbiamo una richiesta del Comune di Brescia, comune a guida Partito Democratico, come questa amministrazione. Abbiamo una richiesta che non ha un seguito negli atti del Comune di Brescia, perché a bilancio questa cessione non risulta. Abbiamo una richiesta che ci giunge e che viene accettata pedissequamente da questa giunta e dalla maggioranza consiliare. C'è scritto nelle motivazioni perché lo chiede il Comune di Brescia. Probabilmente c'è anche un problema giuridico inerente alle motivazioni, ma noi qui siamo a far politica. Per quello poi magari ci penserà qualcuno se vorrà impugnare gli atti che verranno posti in essere, ed è altra questione. Oggi noi ci troviamo qui a discutere della cessione di questo bene senza che vi sia alcuna ragione. Per un favore, come sostiene una parte dell'opposizione in vista delle politiche al vostro stesso partito? Perché c'è un piano, come noi pensiamo, c'è un piano preciso per smantellare quella che è la proprietà pubblica a favore di pochi soliti noti che operano in Italia a livello internazionale, quei lobbisti di cui noi parlavamo in campagna elettorale e sostenevamo che erano dietro le buone intenzioni anche dei migliori amministratori che si sarebbero seduti in queste sedie. Ma che alla fin fine, quando si parlava di questioni serie, avrebbero dovuto fare solo ed esclusivamente quegli interessi, diversi dagli interessi delle persone. Noi non ci vogliamo avventurare nel chiedere il perché state accettando pedissequamente posizioni di questo tipo. Non sta a noi vagliare le vostre motivazioni, però sta a noi urlare con fermezza che questo modo di amministrare la cosa pubblica è un modo sbagliato. Non si vendono dei beni che non sono di vostra proprietà, ma che sono stati dati a voi per essere ben gestiti e amministrati dai cittadini milanesi senza che vi sia una motivazione reale. Però, cari colleghi, quando io guardo il bilancio, quando vedo che vengono aggiunti 3 milioni di euro di imposizione per l'educazione e ci si dice che è una rideterminazione delle fasce più equa, quando io vedo che vengono tagliate questioni fondamentali, questioni e temi di proprietà di quella che una volta era la sinistra italiana, cultura, welfare, quando noi vediamo come viene gestito non il bilancio ma la politica di bilancio, comprendiamo che dietro alla scelta, alla vostra scelta oggi di liberare queste quote sta altro,
sta la volontà intrinseca vostra di cedere alla fin fine questi beni, tanto che avete rifiutato di approvare quell'emendamento con il quale sino alla fine di questa legislatura vi impegnavate a non vendere il 4% della quota del Comune di Milano. Grazie. Noi chiaramente voteremo in maniera contraria e ci auguriamo che la maggioranza possa ben riflettere prima di premere il pulsantino che abbiamo qui dinanzi. Grazie signor Presidente. Grazie consigliere. La parola al consigliere Barberis, prego.